De Chirico a Parigi incontra i surrealisti che lo venerano, ma De Chirico incomincia a mostrare i primi segni di insofferenza per quella confraternita troppo legata ad un'ideologia, ad una fede. Nel volgere di 1 o 2 anni è rottura piena, la sua pittura diventa meno surrealista e nell'esecuzione più fluida e trasparente. Egli viene proclamato defunto dai surrealisti. De Chirico li gratifica nelle sue memorie e in altri scritti di un'infinita sequenza di insulti. I quadri di De Chirico continuano ad affascinare opere come i cavalli, i paesaggi nella stanza, i gladiatori, che dipinge per il mercante Leos Rosenberg.